Ciao ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Vi faccio vedere come pulire i pennelli, come li pulisco io. E niente, prendiamo pennelli, dei fazzolettini di carta e un po' d'acqua. Io ce l'ho in questa bacinella, infatti penso non la vedrete, però vi faccio vedere come li pulisco. E uno shampoo o un sapone neutro. Allora, bagno il pennello, quindi in questo modo, e lo ruoto. Poi prendo un po' di sapone neutro e giro il pennello seguendo il movimento, la sua forma. Poi lo sciacquo. Questo ad esempio è tondo e quindi io cerco di dargli la forma sua, diciamo, e poi lo poggio sullo Scottex. Questo invece è quello da fondotinta, quindi lo bagno di nuovo un po' di. Prodotto pulente e lo premo. Vedete? Ragazzi, è importante la pulizia dei pennelli perché sui pennelli si depositano anche le scorie, i batteri quindi. E quindi è importante, anche se noi ad esempio un pennello da correttore o da fondotinta abbiamo un brufoletto, magari passandolo su altre zone può capitare che ci esca lì, perché il brufolo in pratica sono dei batteri che si depositano in quella zona e poi magari ce l'abbiamo vicino al pennello, lo passiamo in un'altra zona e ci esce in un'altra zona. Questo qui è quello a ventaglio, cioè quello obliquo. Quindi vi faccio vedere. Lo pulisco in questo modo. Faccio entrare bene tutto il prodotto pulente all'interno. Infatti, come vedete, sta rilasciando tutta la matita. Poi lo sciacquo. E rifaccio lo stesso movimento in questo modo. Vedete? Vi faccio vedere anche sul pennello da labbra. Quindi in questo caso questo qui con questo cofanetto bellino che lo potete portare facilmente anche in borsa. Sempre nello stesso modo. Questo lo appiattisco, poi lo sciacquo ed ecco qua. Faccio lo stesso lavoro per tutti i pennelli. Io ogni volta che mi trucco prendo sempre una salviettina imbevuta e la tengo a fianco a me. E praticamente ogni volta che metto tipo un fondotinta, eccetera, oppure un ombretto diverso dall'altro, vado a prendere sulla salviettina imbevuta, lo passo un po' sopra, così tutto l'eccesso di colore sulla salviettina, però una volta a settimana io mi dedico proprio alla pulizia dei pennelli. Questo è il pennello a ventaglio, quello da contouring, lo vado a stringere come vedete quando lo pulisco.
Però una volta a settimana, come vi dicevo, mi dedico proprio alla pulizia, quindi al Niente lavaggio ragazze, profondo. io vi ho spiegato il mio modo di pulire i pennelli e se avete un altro metodo me lo fate vedere, magari mettendomi il link sotto al mio video. E ci vediamo al prossimo video.